benvenuti a casa mia. Ad accogliervi troverete un albero della grammatica. È un grande poster in cui sono sintetizzate tutte le regole della grammatica italiana, raggruppate per parti del discorso, che, come ricorderete, sono nove: articolo, sostantivo, pronome, aggettivo, avverbio, preposizione, congiunzione, interiezione e a sostenere l'intera struttura, il tronco, il verbo. Le regole sono tante, sono scritte fitte fitte e è difficile per tutti ricordarle, tenerle a mente e usarle anche per formulare frasi corrette. In questi giorni ci viene spesso ricordata l'importanza delle regole e le circostanze in qualche modo ci inducono a concentrarci sull'essenziale. Allora vorrei con voi fare un esperimento, provare a ridurre tutte queste regole a poche regole chiare che ci permettano di formulare frasi corrette. Accettate la sfida? Ho preparato per voi una lavagna magnetica sulla quale ho formulato le frasi, slogan, i motti che accompagnano le nostre giornate. Io sto a casa. Per formulare questa frase ho innanzitutto messo le parole secondo un certo ordine, che è quello previsto nella grammatica italiana. Ho fatto seguire al pronome soggetto un verbo concordato. Quindi ho aggiunto un'espressione che completa il significato del verbo. Prima regola, dunque, è l'ordine delle parole. Seconda regola, accordo. Io sto. Noi stiamo. Terza regola, la reggenza. Io sto, noi stiamo, non sono frasi complete, sono frasi monche. Dobbiamo precisare dove stiamo in questo caso. Ecco allora l'espressione di luogo a casa. La proprietà del verbo di reggere eventuali espressioni che ne completano il significato si chiama appunto reggenza ed è la terza regola importante che ci aiuta a formulare delle frasi complete e corrette. C'è un'altra regola che possiamo però osservare. Per collegare il verbo stare al nome che indica il luogo in cui dobbiamo rimanere, occorre una parolina, una preposizione, in questo caso a. Ma attenzione, fin qui parliamo di regole. C'è anche un piccolo margine per le scelte, non dimentichiamolo mai. Ed è qui che le quattro regole che abbiamo nominato, e cioè ordine, accordo, reggenza e collegamento, lasciano il posto alla scelta che ci è data. Per esempio, possiamo dire anche io sto in casa, oppure io sto dentro casa. Ma non è finita.